Allora anch'io ringrazio ovviamente il presidente dell'Ateneo, l'iniziativa dell'Ateneo e tutti voi che siete qui. Anche io ho una forte emozione, non solo per l'amore e la passione da veneziano che ho per la città e l'emozione di arrivarci con gli stivali della Quarta, ma soprattutto anch'io per la mancanza del senatore Mario Rigo, il quale mi ha telefonato, forse l'ultima telefonata fatta prima di morire, voleva affidarmi un suo scritto, mi ha chiesto di intervenire per suo conto, voleva affidarmi un suo scritto, non ha fatto tempo, e mi ha detto: Giorgio, ci siamo conosciuti col primo referendum, io portavo, non dico le braghe corte, ma quasi, e vorrei essere presente, vorrei anche affidarmi. Non ha fatto in tempo, cercherò comunque di prendere questo testimone suo con la commozione di chi ha avuto questo ultimo contatto. Sui temi trattati oggi ho diverse questioni da affrontare. Le prime sul metodo in cui si è affrontata la campagna referendaria e le altre di merito. Sul metodo io ritengo gravissimo che si cerchi di ostacolare la campagna referendaria predicando la campagna. Ne parlo da titolato perché questa è sempre stata una posizione di chi l'ha avversata, la separazione amministrativa di Venezia Mestre, che io voglio chiamare autonomia e non separazione. Non sono due città separate, sono due città completamente diverse, complementari, che hanno necessità di autonomia. Ne parlo a ragione perché in occasione della prima campagna referendaria mi sono passato 2 mesi in ospedale perché pestato e malmenato da chi cercava di non far attaccare i manifesti in quell'occasione. Uscivamo dall'ultima consultazione che chiudeva la campagna referendaria al Cinema San Marco, le relazioni tenute dal ministro Visentini, da Ugo Bergamo e Mario D'Elia, eccetera. Andavamo insieme a loro a attaccare i manifesti, li strappavano per strada, come li hanno strappati in questa occasione a Saccafisola e a San Marcuola, dove invece questi metodi vanno contestati. Allora, quella era proprio aggressione fisica, quella di adesso è molto grave nei metodi, perché la legge elettorale prevede che in città vengano messi 100 tabelloni fra Venezia e Mestre. Sapete quanti ne sono stati messi a Venezia? 6. Uno nascosto dietro a San Marcuola, uno nascosto dietro i cassonetti a Saccafisola. Per San Marco c'è solo quello di Campo Manin. Castello non ne vede nessuno da Campo San Giovanni e Paolo alla via Garibaldi. Uno a Lido, uno a Murano, tutti in posizioni defilati. La legge elettorale, e ce li ricordiamo i tabelloni, prevedeva che fossero 8 metri per 2, sono 3 metri per 2, ce ne sono 6 e vengono anche strappati i manifesti. Allora, questa è una grave violazione e non rende onore alla giunta e al sindaco che avevano il dovere, sono sindaci tutti e devono consentire. E ancora sul metodo, spontaneamente i veneziani, vista la difficoltà di far passare la comunicazione che c'è il referendum l'1 di dicembre, hanno pensato di esporre degli striscioni o dei drappi alle finestre delle loro case. Una libera iniziativa di tipo civile su case private alla quale il sindaco ha mandato i vigili, ha mandato via. Su questo punto è già intervenuta anche la Corte Costituzionale, perché in occasione, ve lo ricordate, il referendum sull'acqua, eccetera, eccetera, lo stesso c'era stata qualche iniziativa che aveva fatto togliere bandiere e striscioni. E la Corte Costituzionale, con la sentenza 161 del 1995, ha detto di no. Il referendum non è come le campagne politiche. I tabelloni su cui gli spazi elettorali su cui affiggere i manifesti sono
destinati alle elezioni politiche non si applica alla libera espressione e men che meno a un referendum consultivo. E lo dico a tutti: chi vuole mettere uno stendardo sul proprio balcone, lo faccia. Non c'è nessuna ordinanza politica che lo vieta, non c'è nessuna legge che lo vieta, e sfido i vigili a fare il verbale a queste persone, perché quel verbale vedremo che norma li chiamano, perché non c'è una norma, semmai c'è un abuso d'ufficio. E chiudo sul metodo e vengo invece al merito della questione. Allora, venivo anch'io con gli stivali dell'acqua alta e mi domandavo: ma se ci fosse stata a Venezia un'amministrazione autonoma separata da Mestre e non fosse e avessimo già votato sì col primo referendum, le cose sarebbero diverse? Cioè, tutti i problemi che ha dichiarato e ha confermato anche Mara Luniz per il no, cioè quello del il problema della casa, il problema dell'esito, il problema della mancata gestione anche pratica e tecnica delle necessità degli abitanti, i problemi di gestione economica, sarebbero stati diversi? La mia risposta è sì. E mentre condivido l'analisi per il passato assolutamente corretta, dice le cose non hanno funzionato, bisogna cambiare, la mia riflessione è: se fossimo stati autonomi avremmo avuto sicuramente una gestione diversa. E io non ho bisogno di dimostrare come è stata gestita la città di Venezia, come hanno detto il Mara Luniz che ha parlato per Venezia, o come è stata gestita la città di Mestre, perché la gestione è stata unitaria e non ho bisogno di dimostrare che è stata fallimentare. La mia è una fiducia e una speranza che viceversa lo scossone dell'autonomia renderà finalmente diversa la gestione di questa città. È lo strumento. Questo è lo strumento che abbiamo e io voglio avere a Venezia, non mi interessa che siano 36 o 45, ma i 32 del comune separato di Venezia, consiglieri comunali eletti, devono essere veneziani e devono guardare in faccia i loro elettori per le cose che fanno. E altrettanto per Mestre. Io non voglio che ha raggiunto un consenso elettorale da un'altra parte che venga a decidere di qua, perché tanto poi non risponde a quel consenso elettorale. Il consenso elettorale deve essere qua. È per questo che è il metodo dell'organizzazione amministrativa. E non facciamo falsi problemi, perché porto, aeroporto, casinò, tariffe, eccetera, sono tutte questioni che sono al di fuori di questo ragionamento. Sono al di fuori. L'aeroporto serve da Verona a Trieste. A Milano l'aeroporto, una Linate e una, sono tutte questioni che abbiamo già discusso, non c'entrano niente con l'inquinamento della discussione. Sono i servizi ai cittadini di queste città che le amministrazioni devono dare. Quello che devono esprimere gli assessori nominati e il sindaco sono le necessità dei cittadini di organizzazione amministrativa, non quei temi. E dico, il modo di salvaguardare Venezia, l'hanno detto anche chi è a favore del no, è quello di dargli una legislazione speciale, perché questa città è speciale in tutto. Però il problema qual è? È vero che ci sono state quelle, la legge speciale del 73 e quelle successive, ma quelle leggi speciali hanno stabilito che ci deve essere la salvaguardia fisica, ma anche la salvaguardia socio-economica. La salvaguardia fisica se l'è fagocitata il MOSE, non danno più neanche a sufficienza i contributi ai privati per i restauri e non danno men che meno, non solo quelli in conto capitale, guardate dove è finito l'ufficio legge speciale, l'ufficio contributi eccetera, smobilitato e smontato, ma non c'è stata assolutamente la salvaguardia socio-economica. I soldi che un sindaco andrà a chiedere anche dopo gli episodi come questo dell'acqua alta non devono essere per rimettersi a posto le casse comunali. I soldi di una legislazione speciale devono andare per salvare l'economia veneziana, salvare le case dei cittadini, i danni avuti, l'organizzazione, la defiscalizzazione per chi in questa città deve abitare, e speriamo di avere un rientro al contrario all'esito che c'è stato fino adesso. Speriamo.
stiamo creando degli incentivi a chi viene a risiedere qua, realmente, non fittiziamente perché fa il finto gestore di un bed and breakfast con la residenza, ma chi viene a consenta anche di competere con l'economia del turismo che vuole venire qua. Cioè deve essere preferibile dare una casa in affitto a un veneziano che non darla a un gestore di Milano. Allora è chiaro che la legislazione speciale per Venezia ci vuole perché è una città speciale, ma non ce la danno se siamo uniti a Mestre, cioè se questi sono 50.000 abitanti. 180 sono quelli di Palma, di Scorsese, abbiamo bisogno di essere una città autonoma per poter puntare a avere tutti insieme qui a Venezia quella legislazione e speciale che la salvaguardi e per avere a Mestre finalmente una sua autonomia di gestione che dia risposte a quei cittadini che oggi non le hanno.